Salve gente, oggi, visto che siamo rinchiusi in casa, mi piacerebbe portarvi un po' dentro i segreti dell'organo Hammond. Il mio è un modello E112, questo organo Hammond è un E112. Cosa vuol dire E112? E è il primo numero, indicano la serie e il modello. La serie E, modello 1, perché c'è E100, E200 e 300 hanno fatto. L'E200, se non mi ricordo male, uno dei due comunque, o 200 o 300, ha addirittura la serranda tipo gli organi da chiesa, perché era pensato, non dimentichiamoci che l'Hammond è sempre stato pensato sin dall'inizio per le esecuzioni nelle chiese, per sostituire l'organo a canne o per rimpiazzarlo dove non potesse essere installato. Dopodiché è arrivato il jazz, il blues, il rock e tutto il resto. E sì, in effetti l'E100 è quello meno da chiesa, quindi la serie E, che non ha niente a che fare con il Model E, che è invece un gran concerto, sempre un Hammond, sempre elettromagnetico, gran concerto che è tutta un'altra roba. L'unica cosa che rimane uguale tra tutti questi modelli fuori sono i drawers, questi qui, questi che to draw, disegnare, disegnano il suono, poi vi faccio sentire anche come. Devo dire che gli altri due numeri sono un po' un rebus per quanto riguarda la numerazione Hammond, perché in teoria, se non mi ricordo male, il secondo numero indica il tipo di legno in cui è costruito appunto il mobile, il case, chiamatelo come ci avete voglia, la console, ecco. E il terzo numero è lo stile del modello, cioè questo ad esempio ha queste discese che ricordano tanto l'A100, però vedete già a parlare di A100 esistono delle cose un po', delle numerazioni un po' distaccate tra Hammond e Hammond. Tra serie e serie, ad esempio B3, C3, B2, C2, CD, non hanno mai seguito questa numerazione è venuta dopo. Quando Hammond ha iniziato a produrre anche le spinette, al contrario di quelli console, questa è una console ad esempio, ha iniziato a produrre le spinette con le tastiere più ridotte, quindi tra ottava e mezza, e spostate l'una dall'altra, ad esempio quella superiore andava fino agli acuti, e invece quella inferiore rimaneva più verso i bassi, arrivava fino alla nota Fa e non al Do basso. Quindi erano ridotte anche come estensione, quindi anche il motore, il generatore elettromagnetico non aveva tutte le ruote foniche come invece avevano i suoi fratelli maggiori, diciamo. In effetti questo è, non questo nello specifico che ho tra le mani adesso, però è un modello che non ho mai capito più di tanto perché qui di lato appunto non sarebbe tutto piatto, cioè con i due, come si possono definire, queste due pacche di plastica, non mi viene il termine adesso, piatte lisce. E quindi essendo io abituato a vedere di qua i tasti al contrario, ma pitturati al contrario, ma che servono proprio per scegliere i preset, per scegliere i suoni. Così come noi al giorno d'oggi schiacciamo i bottoncini sulle tastiere elettroniche per scegliere quale suono, ai tempi, non essendoci i processori, non essendoci nemmeno gli integrati e tantomeno i transistor, bisognava farlo un po' alla meccanica. Poi sì, dopo negli anni 60 sono arrivati i transistor, sono arrivati gli integrati, sono arrivate tantissime altre belle cose. Che però hanno snaturato un po' l'Hammond in sé.
Ma anche qui è una questione di opinioni. Ho provato dei Diamond allo stato solido, quindi senza il generatore elettromagnetico, e quindi senza motore, e quindi pesavano un bel pezzo di meno, che avevano comunque un gran bel suono, specialmente se sparati all'interno di un Leslie. Per quello io sostengo, mia modesta opinione, che per quanto si possano costruire dei cloni e delle imitazioni al giorno d'oggi, tutto bene imitabile, però all'Hammond e ci arrivano dietro diciamo al 90%, ok? Ci sono delle belle imitazioni, ci sono delle belle imitazioni. Ma il Leslie, cioè, mi spiace, cioè l'unico Leslie che si riesce a imitare è il Leslie registrato, cioè quello già microfonato, per intenderci, quello già microfonato, pronto per essere registrato su un disco, pronto per essere inciso su un disco, e quindi perde quell'effetto spaziale come l'ha sempre perso, perché non puoi fare altrimenti per registrarlo, perde quell'effetto spaziale. Anche perché tutti, mannaggia loro, hanno il brutto, cioè mannaggia loro, dipende, se lo fai su un palco sei obbligato. Ma in uno studio di registrazione, registrato un Leslie, che sia collegato a un Hammond, che sia collegato a un altro organo, che sia collegato a una chitarra, che è una cosa non nuova assolutamente, chiedete Hendrix e a Clapton. Registrando un Leslie, mettendogli il microfono, uno puntato alle trombe, uno puntato ai bassi e basta, secondo me veramente limita tanto il suono in sé. Poi certo, il Leslie come amplificatore, come tutti gli amplificatori, danno un ritorno sonoro diverso, hanno un crossover, hanno degli altoparlanti che hanno una gamma di frequenze in cui lavorano più, meno e quindi tante, tantissime altre cose. Ad esempio, se quest'Hammond fosse messo in un Leslie, penso un 760, ma anche un 147, questo rumore di fondo non lo sentireste, cioè ne sentireste molto di meno, perché sono così, è il taglio di frequenza proprio. Dall'altra parte, lo sentite anche così tanto perché finalmente ho fatto la modifica che volevo al pedale del volume, perché questo modello aveva sul pedale del volume innanzitutto il click, cioè il filtro del click, questo click. Sentite? Ecco che all'inizio c'era, c'è sempre stato dal primo Hammond costruito, ma soprattutto in chiesa dava un pochettino fastidio e quindi si cercava di togliere il problema. A me non dà assolutamente fastidio e i jazzisti tanto di meno, perché è una cosa bella e caratteristica, è proprio un difetto meccanico del contatto, dei due contatti che si chiudono, e anche tutti i registri non arrivano tutti nello stesso medesimo istante, ma c'è qualche millisecondo di differenza perché 9 contatti vanno su 9 barre. Capite che meccanicamente è impossibile fare in modo, essere talmente precisi da fare in modo che tutti tocchino la loro sbarra nello stesso medesimo istante. Ci sono dei millisecondi di ritardo, di anticipo, millisecondi che sono impercettibili all'orecchio umano come distinzione, ma sono percettibilissimi all'orecchio umano come gusto, ok? Cioè, tante volte l'orecchio umano non ha la capacità di dire succede questo, succede l'altro, però ha la capacità di dire mi piace, non mi piace. Ok? Bene. Passiamo oltre, quindi il modello E100, quindi la serie E, il primo della serie E, 100, 200, 300, 1100, 12, il numero 1 corrisponde al legno, che adesso sinceramente non mi ricordo più quale sia. Ma se non mi ricordo male era noce o palissandra, non mi ricordo. E il 2 è proprio lo stile del cabinet, del mobile, come lo chiamano loro. Ok? Una volta c'era anche il leggio, ma lasciamo perdere la fine che ha fatto, che a me piaceva un casino, e vabbè, pace. Perché era tutto decorato, tutto molto simpatico. Comunque, queste due anse
ricordano molto la A100, ok? Anche lì A112, guarda caso, sullo stile siamo lì. Detto questo, vorrei anche farvi sentire l'altra differenza. Parlavo prima del pedale del volume. Cosa succedeva nelle 100 normale? Succedeva che il pedale del volume aveva un doppio contatto. Allora, partiamo un passo indietro. Per chi non si intende molto di organi Hammond, ed è giusto perché non è che uno apre organi Hammond dalla mattina alla sera, a meno che siete, non dico il nome, un simpatico amico di Milano. Cosa succedeva nelle 100? Cioè, come tantissimi pedali del volume che hanno fatto nell'era post C, post B, post A. Quei modelli grossi hanno al pedale del volume una leva che va direttamente ad agganciarsi al preamplificatore, cioè un sistema di una leva grossa, lunga, e poi altre due levette che fanno il bilanciamento, quindi del movimento meccanico, e va a girare proprio una specie di, mi sembra che li chiamino condensatore ad aria, se non mi ricordo male, non vorrei dire una boiata, però l'ultima volta che l'ho sentito nominare era condensatore ad aria, in pratica una specie di reostato, di potenziometro, dove i contatti non si toccano, semplicemente si infilano tra di loro, un po' come succede con il vibrato scanner, i contatti non si toccano, si infilano tra di loro e danno questi saltelli proprio perché non sono intervallati l'uno con l'altro. E il concetto del genere era fatto sul preamplificatore, era troppo grosso e anche troppo delicato per poterlo portare giù direttamente al pedale, quindi c'era questa asta che andava su al preamplificatore. Il passo successivo è stato fare che cosa? Non esistevano ancora dei potenziometri in grado di sopportare il peso del piede. E allora cosa succedeva? Non credo che sia forse quello il motivo. In ogni caso, si usava un sistema a camera oscura. Praticamente mettete una specie di tubo chiuso, quindi c'è il buio dentro. Da una parte c'è una lampadina, non sto scherzando, c'era davvero, ce l'aveva ancora il blocco, eh? C'è da una parte la lampadina. Dall'altra parte due fotoresistenze. Cosa vuol dire due fotoresistenze? La fotoresistenza è una resistenza che cambia il suo valore nella tolleranza della resistenza, chiaramente, in base a quanta luce arriva. Ok? Quindi di solito credo che sia più luce arriva, meno resistenza c'è, o viceversa, però non saprei neanche dall'altra parte. Vabbè, in ogni caso ci sono tanti tipi al giorno d'oggi di fotoresistenze, sia in un senso che nell'altro. Ai tempi era un pochettino più difficile. Questo mi montava una doppia perché aveva questo sistema di sustain, arc sustain, che a me sta sulle balle in una maniera incredibile, però se funzionava me lo tenevo anche. Fatto è che, come vedete anche qua, le placche di cui vi parlavo prima non sono lisce perché il precedente proprietario di questo organo Hammond gliene ha fatte di tutti i colori. Infatti in una puntata precedente vi ho raccontato, vi ho fatto vedere anche tutto il preamplificatore che ho ricostruito io, sempre interamente valvolare, sempre fedelissimo allo schema elettrico originale di questo organo. Proprio parlando di schemi elettrici, diciamo che per il giorno d'oggi questi organi, gli schemi elettrici, la costruzione elettrica di questi organi è relativamente semplice, dico tra virgolette, perché comunque usa delle valvole, e delle valvole che usano il 300 volt e rotti, anche forse 410 quelle sotto l'ampio, però vabbè, comunque 300 volt in continua non sono molto simpatici da beccare, anche perché in continua rimanete attaccati proprio, cioè in alternata magari vi sbatte ancora. In ogni caso, ci sono delle alte tensioni, ma poi il circuito in se stesso non è che abbia dei componenti stratosferici, non è che abbia degli integrati che vai a sapere te che cosa cacchio fanno. Cioè,
delle cose programmate, sono tutte alla fine valvole, cioè la valvola alla fine è un diodo, un transistor, un tiristore, cioè un transistor con più polarizzazioni, cioè c'è il pentodo, il tetrodo, c'è il ettodo, cioè ce ne sono un'infinità di tipi di valvole, ma alla fine il lavoro fondamentale è quello, che okay? Il concetto è sempre più o meno uno. Parliamo di valvole nel settore audio. Se poi andiamo a parlare sulle televisioni, sulle altre frequenze, no, ci sono valvole per ogni, per di tutto, ok? Però nel settore audio il concetto bene o male è lo stesso. Fatto è che girano anche queste alte tensioni e quindi quello è il pericolo fondamentale. Il resto è un circuito abbastanza basilare. Perché vi dico questo? Perché essendo un circuito abbastanza basilare, la gente, porca miseria, ha sempre l'idea di dire tanto è semplice, ci metto le mani io. Ma vaffanculo! Cioè, era proprio basilare, nel senso che quei quattro componenti che c'erano dovevano essere fatti in un certo modo, calibrati in un certo modo, messi nel modo giusto, nel punto giusto, con la tolleranza giusta, con il tipo giusto di condensatore, non gli metto un condensatore. Minchia! Ecco. E quindi aveva il suo modo di lavorare nella sua semplicità, se vogliamo metterla così, nella sua semplicità ci stava anche proprio la sua bellezza. E quindi chi l'aveva prima di me si è divertito a fare tutte le modifiche che aveva voglia, insomma. E quindi ha rovinato. Poi quando mi è arrivato in mano, come vi ho già detto, non suonava proprio. E quindi quello che sono riuscito a ricostruire l'ho ricostruito. A me sinceramente delle percussioni non è che me ne frega poi più di tanto, cioè io non sono fanatico delle percussioni, anche se glielo ricostruirò adesso quando mi viene l'ispirazione, quando mi viene la bontà di riprendere in mano il saldatore, ho già pronto il materiale per ricostruirgli le percussioni sul modello, però modello stile B3C3, quindi 2 e 2 terzi e 4, in pratica questa. E giusto per fare un esempio, può essere quella di Lazy, degli Purple, Made in Japan. E quella di 4, che per capirci è quella di Child in Time. Ecco, qui non la sentite decadere perché chiaramente manca il circuito, ma è la stessa cosa. Cioè il circuito che fa decadere l'armonica è come se io facessi. Ecco, lui fa in automatico questo lavoro di fare sparire l'armonica con una velocità di solito regolabile in due modi, fast e slow. Ecco, quindi ho là pronto il circuito, il materiale per mettere insieme il circuito, quando mi viene l'ispirazione lo metterò quello e basta. Invece l'arto sustain e tutte quelle cose lì, le percussioni sulla pedaliera, sulla tastiera inferiore, cioè le percussioni, mi intendo proprio le percussioni vere, cioè le percussioni tipo batteria, cioè c'era il cymbal, i piatti, le spazzole, la cassa sulle, cioè il rullante, scusatemi, che la cassa, il rullante sui pedali, queste cose qua mi avanzano e non mi interessa. Quindi l'ho tirato fuori puro come erano quelli storici. In realtà adesso, beh, vi do anche di suonare qualcosa perché altrimenti parlo per tutto il tempo e non è molto bello. In realtà quello che la gente si ricorda del Lemmon è quello, non tanto l'Aurora che aveva il modello Aurora Classic per dire, Aurora Custom per dire, per dirne giusto uno, oppure il Concorde che è un grande strumento in ogni caso, oppure il Grande E con due E, o altre del genere che avevano l'accompagnamento automatico, che avevano i ritmi, la batteria.
Diamond ha dovuto inserire quelle cose per tenere testa al mercato degli organi a transistor, ma non è che gliene fregasse. Allora il Diamond non gliene ha mai fregato assolutamente niente di quelle robe lì. Il mercato è mercato. Così come quella bellissima frase di Don Leslie, inventore dell'amplificatore Leslie, che disse che non aveva bisogno di fare pubblicità ai suoi amplificatori perché la Hammond continuava a dire di non usarli, ma continuava a dirlo talmente tante volte che la Hammond gli faceva pubblicità. Di suo, ecco. Quindi parlavamo della console. In pratica il modello, la serie E, quindi togliamo il Model E che è tutt'altra roba, ecco, non sto parlando di quello. Li ho visti, sono bestiali, bellissimi. E100, E200, E300, ma soprattutto E100, è come se fosse la versione console dell'L100, ok? Esattamente come la serie R è la versione console della serie T, ok? Quindi l'L100, il T, L100, e cioè esiste anche il L200, ma sono pochissimi in giro, non, cioè perlomeno io ne ho visti pochissimi. In ogni caso quello più diffuso è l'L100, cioè quando uno parla di Hammond gli viene in mente o il B3C3 o la 100 o l'L100, insomma. L'M anche, sì, ok. Beh, però vedi, anche la M è un modello spinetta molto, molto, molto datato, nel senso che hanno iniziato a produrre anche quelli molto presto. Ma se ci pensiamo che l'Hammond viene dagli anni 30, quindi 1935 forse, 34, 35, giù di lì comunque, ci possiamo anche fare l'idea di che elettronica esisteva ai tempi. La cosa caratteristica del Lemon è questa. Oltre, allora lasciate perdere Renzi e il ronzio. Qui c'è un rumore di fondo, non so se riuscite a sentirlo. È il rumore del motore e del generatore, quello che gli appassionati come me chiamano il respiro del Lemon, okay? Cioè si sente battere il suo cuore. Questo è il cuore del Lemon, cioè la possibilità di cambiare in diretta le armoniche che compongono il suono che stai, cioè il suono del brano che stai eseguendo, cioè in pratica ci mettono il cuore, ecco, parafrasando le parti elettriche che non sto qui a spiegare più di tanto. Dove stava il problema allora del pedale del volume di prima che vi spiegavo? Essendoci queste Artus Sustain così, aveva due sensori, uno per il volume dell'amplificatore e uno per il volume appunto di queste percussioni che poi andavano a loro volta a finire nell'amplificatore, cioè avevano due circuiti differenti, entravano in una specie di piccolo mixer nell'amplificatore generale, l'amplificatore finale. E io l'ho sostituito con un meccanismo del potenziometro, con un potenziometro normalissimo, perché l'altro circuito con le fotoresistenze praticamente tagliava tantissimi medi, si abbassava il volume, però i bassi c'erano sempre, da un 0 a 10 i bassi meno di 4 non scendevano, mentre i medi me li portava anche a 0 e gli acuti li lasciava sempre un pochettino, anche quando ero a 10 non ero mai a 10, ok?
ma anche il volume generale non era mai a 10, ok? Magari era proprio quella l'intenzione, ma a me l'idea che possa fare una cosa del genere mi gasa assai, ok? Ecco, adesso il suono è molto più nitido, diciamo, e più puro, più naturale, e mi va bene così. Come il modello A, allora i 3C3 non hanno l'amplificatore interno, le come la serie A hanno all'interno l'amplificatore come se fosse, che ne so, un PR20, mi sembra un GR20, non mi ricordo, avevo visto lo schema elettrico, comunque uno di quelli della Hammond, cioè c'è l'amplificatore, invece di essere nel contenitore esterno è messo direttamente interno, cioè una console con all'interno tutto, non senza bisogno, suona già senza bisogno di collegamenti esterni, cioè di amplificazione esterna. Chiaramente, come gli amplificatori Hammond, quasi tutti, adesso non conosco tutti i modelli per l'amor del cielo, PR, GR sono quelli che vedo di più perché ho in giro anche gli schemi elettrici, ma non conosco tutti i modelli che hanno fatto per l'amor del cielo, però avevano i loro bei reverberoni all'interno. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto la stessa cosa all'interno dei modelli console dopo la 100, no? Bellissimo questo reverbero, che dava proprio l'idea della chiesa anche quando l'organo non era posizionato in una chiesa. E quindi tre graduazioni, e chiaramente uno corto, uno un po' più lungo e uno al massimo. Anche qua fatto con le care vecchie molle. Reverbero a molle non è una cosa che devi caricare a parte come le macchinine a molle. Reverbero a molle usava le molle metalliche per spararci in mezzo il suono, e in modo che queste molle metalliche simulassero il ritorno dall'ambiente. Detta a grandi linee è così, grandi linee è così. Quindi torniamo al nostro organo. Quindi cos'ha questo modello in meno di quelli grossi? Una cosa sola, il tasto. Cioè i tasti sono quelli con l'aggancio singolo posteriore dell'L100, delle spinette. Per il resto non gli manca assolutamente niente. Certo, sì, sarebbe bello avere, infatti il mio predecessore aveva voluto simulare i preset degli organi più grossi, cioè degli organi più famosi, mica più grossi. Se funzionava ancora questo circuito l'avrei tenuto volentieri, ma è tutto pieno di ossido negli switch e sinceramente dagli switch fatti così non so più neanche dove andare a prenderli, e quindi con estremo malincuore questa parte del circuito, questa parte della modifica l'ho tolta. Però vabbè, rimangono sempre i suoi, ho ripristinato i suoi di fabbrica. Sulla tastiera superiore sono gli originali, questo è quello dei drawbars, quindi drawbars, i cosiddetti tiranti. Poi c'è il suo otto piedi, full tibias, Theater Brass, che sono praticamente gli stessi che trovate sul T, in questo caso come settaggi. Non mi ricordo, anche l'L c'era alcuni presentati, non mi ricordo più se sono gli stessi nomi, ma del T me li ricordo bene. Invece la tastiera sotto ho fatto alcune modifiche, allora questo come al solito i drawbars. Poi qua ci sarebbe un otto piedi di flauti e archi, flute and strings, che io invece ho fatto con questo suono. Cioè i primi quattro fuori, perché? Perché è un settaggio che si usa tantissimo
nella musica hard rock, cioè negli accompagnamenti di musica rock, hard rock, specialmente se andiamo a distorcere l'organo. Poi l'ultimo l'ho lasciato originale, Ensemble. Invece il Tibias da 8 piedi l'ho cambiato esattamente, tenendo fuori soltanto come se ci fosse fuori solo il 4, 4 piedi. Chiedere a Emerson per come utilizzare questo registro. Vedete che anche in questo caso il distorsore fa il suo lavoro. Ecco. La cosa veramente fantastica è proprio il fatto di poter mettere le mani direttamente mentre suoni sui drovers per modellare il suono a seconda di quello che stai facendo. Vedete, sì, ma se per i bassi devi occupare la mano sinistra qua, vabbè, ricordatevi che anche questa Hammond in teoria avrebbe la pedaliera radiale in legno con lo sgabello. Pedaliera ce l'avevo, l'ho venduta. Perché? Perché non avevo lo sgabello. Ora, vedere in giro che certi organi Hammond vengono venduti a prezzi allucinanti qui in Italia, mentre all'estero secondo me sono dei prezzi un attimino più onesti ed umani, perché comunque vabbè, l'organo Hammond sarà bello finché vuoi, ma è un macigno da spostare, ci vuole la sua manutenzione e occupa il suo spazio, quindi evidentemente se uno ha un appartamento in mezzo a Milano magari non è che abbia proprio lo spazio di tenere su un Hammond, a meno che non abbia anche un bello spazio per i soldini in tasca. E allora, beh, beato lui, fortunato lui. Miei complimenti. Però in genere le case non è che hanno tutte le case hanno spazio da tenere dentro un bestione del genere. Tant'è che se mi è capitato in Inghilterra che ci sono parecchie persone che li danno via a dei prezzi veramente ridicoli, tipo 50 sterline, 100 sterline. Oh, ho visto un M147, se non mi ricordo male, che è l'M100 Spinetta, però con il coperchio, cosa che ad esempio questo non ha, l'L100 non ha. L'L100, scusate, la 100, sì, anche l'L100, ma anche la 100 non ha. C'è la A147 o 145 che è praticamente un C3 con l'amplificatore interno sotto e quindi anche il coperchio. Cioè ci sono alcuni modelli nelle serie che hanno il coperchio, ma i più diffusi no. Cosa cambia? Non cambia neanche, cioè a livello di suono non cambia niente, cambia a livello di mantenimento, cioè è più protetto, è più coperta, meno esposta alle intemperie e così. Non che questi organi li avessero fatti per farli distruggere in 2 giorni, o per fare in modo che scadessero il giorno dopo della garanzia, ogni riferimento è puramente casuale. Però quello che è vero è che una tastiera che imita se uno ha proprio la necessità dell'Hammond vero, però al giorno d'oggi basta e avanza.
In ogni caso, vabbè, il mondo vero è quello che vuoi, perché con la tastiera che imita puoi fare tutto quello che ti pare, ma ci sono due cose che non puoi fare. Delucidazione, chiedete Emerson, ecco, ma anche a John Lord, mica male, ecco. Mi ricordo tanti anni fa che lessi uno dei primi libri che ho letto che trattava la storia di Potro, appunto, o di Parro, che dir si voglia, e mi ricordo che alla fine di questo libro, di questo libretto, perché era una cosa così, c'era un articolo dell'autore che parlava dell'utilizzo delle tastiere, dello strumento a tastiera nell'hard rock, nel metal, diciamo tutta la musica pesante che si vuol definire pesante. Per me sono pesanti anche tutti i concerti brandeburghesi, tutti assieme, cioè non ne vengo fuori, sentiamolo un po' così, ecco. Un po' per volta si sono dentro, alcuni sono spettacolari, tutti insieme, ragazzi, cioè peggio che farsi una pera proprio. In ogni caso, questo articolo diceva chiaramente che lo strumento tastiera non era considerato uno strumento reale nella musica hard rock, nel rock spinto, nell'hard rock, nel metal, però qualcuno ricorda il putiferio sonoro che mettevano gli Hammond e i sintetizzatori di John Lord e Keith Emerson. Io me lo ricordo bene. E non solo loro due, ma infatti due nomi un po' per tutti, ecco. Fatto è che forse secondo me Emerson soprattutto sono quelli che hanno spinto proprio l'organo Hammond al suo limite. Cioè Emerson soprattutto quando era nei Nice, da quell'organo Hammond gli ha tirato fuori tutto quello che poteva tirare fuori. Cioè, tutto quello che poteva avere dall'organo gliel'ha fatto fare. Poi certo, con l'avvento di Emerson, Lake & Palmer sono arrivati anche i sintetizzatori di Moog e tante altre cose sul piano, che vabbè faceva già anche nei Nice, però soprattutto i sintetizzatori e tante altre cose, perché poi, come sapete bene, meglio di me, lavoro parecchio in coppia con Robert Moog stesso, proprio per testare ed avere degli strumenti customizzati, testare gli strumenti prima che andassero in produzione. E quindi lavorava proprio nella fabbrica degli strumenti, ecco, come sintetizzatore. Fatto è che così è. Forse qualcuno di voi si ricorda una roba del genere. Oh.
roba del genere. La cosa più antipatica di queste serie di modelli, secondo me, è il L100, M100, E100, R100, quindi la serie T, è avere queste palette sopra, specialmente qua sopra i drawers. Vedete che avete sentito che intanto che facevo questo passaggio di Gypsy, che è così, però lui non aveva le palette qua, aveva i selettori di là, e quindi non rischiava certo di picchiarci dentro con la mano. E vabbè, è una scomodità così avere le tastiere un attimino più ravvicinate, cioè c'è un pezzo che resta una sotto l'altra. Invece nella 100, per dire, a 100 bitrate 3 non succede, perché dove finisce una incomincia l'altra, ecco. Quindi non c'è il pericolo di arrivarci sotto la mano a fare una cosa così, per esempio, ecco, non dà fastidio. Però vabbè, incominciava il periodo del teniamo mano, cioè risparmiamo, perché la produzione comincia a costare, la gente non ha i soldi e dobbiamo metterci al mercato. Il mercato punta sui nuovi transistor, su tutti questi nuovi integrati, e quindi la fregatura è grossa. C'è da dire questo, che ok, sarà anche una cosa immane da spostare, sarà una cosa immane anche come spazio, ma probabilmente tra 200 anni, se il mondo ci sarà ancora, io penso di avere altro da fare in quel momento, però potreste magari trovare qualcuno che sta suonando ancora questo Hammond, non dico gli Hammond in generale, che è già vero quello, ma proprio questo modello, questo pezzo, questo che era mio, che è mio ora e che sarà magari di qualcun altro in futuro. Perché? Perché li facevano in una maniera fenomenale, cioè sono massicci, sono fatti con le palle, cioè genialate, proprio cose che venivano costruite per durare quasi in eterno, cioè nemmeno loro penso che ci aspettassero una durata così lunga, così... Infatti vedete ad esempio un'altra stupidata, magari qualcuno di voi sa che le valvole termoioniche hanno bisogno di uno zoccolo dove essere appunto infilate, perché non possono essere, i piedini non possono essere saldati direttamente al circuito per via dello sbalzo termico, ma oltre a quello il fatto la valvola è un componente che tende a consumarsi col tempo e quindi si prende e si sostituisce, e quindi non c'è bisogno di rifare tutto il circuito per sostituire un componente che magari può essere anche difettoso, lo cambi subito all'istante. E qua iniziamo a usare gli zoccoli in plastica che con il tempo si curvano perché la valvola per forza scalda. Quindi se avete problemi di riscaldamento comprate un Hammond che vi risolve tutto quanto. E per il resto si vede che appunto iniziavano, non dico era già sul risparmio, iniziavano ad andare sul risparmio. Per il resto è un modello bestiale, secondo me, anche, e sono d'accordo con tanti altri miei colleghi che lo reputano un modello molto sottovalutato, e io sono perfettamente d'accordo. Ora lo state sentendo con il mio distorsore, il mio overdrive, che distorsore che mi ho messo, perché modifica di qua, modifica di là, non potevo non metterci una modifica anch'io, no? Vi sembra? Thank you.
Satanto di John Lord, primo periodo, cioè prima di Made in Japan. Sì, forse fino a Made in Japan, però sì, più o meno, più che altro 70-71, inizio 72. Dopo con Made in Japan arrivò anche il mitico baracchino del John Lord, ovvero il maestro ring modulator, ma soprattutto nella tournée di Burn se ne andava a spasso con un Hammond con collegati due Leslie e un testata a cassa Marshall, e quindi sapete bene che è un po' difficile andare a produrre un suono del genere. Certo, tanti di voi diranno che a me manca il Leslie, in effetti sì, si sente che manca il Leslie per avere il suono che tutti conosciamo, ma a me piace anche così, bello secco, bello preciso. Che sentite entrare quando Richie Blackmore fa il suo riff. Di queste palette è proprio il fatto di suonare, picchiarci dentro e cambiare così i vari registri. Un'altra cosa che mi piace un casino di questo, mi piace tantissimo di questo modello, è che hanno in qualche modo riportato su questo, sulla serie T, non so se anche i primi, però io vabbè, avevo il T500, poi ho avuto anche un T200 portatile e avevano tutti e due il vibrato celeste. Esatto. Cos'è il vibrato celeste? È un fa parte del selettore vibrato del C3, B3 e compagnia bella, ma non così evidente. Danno proprio un senso di voce, però è un suono anche questo, abbastanza anni 50. Allora, vediamo, analizziamo. Questo è il suono pulito, senza vibrato. Così mettiamo il vibrato. Questo diventa vibrato small. Cioè una via di mezzo, metà. Qui mettiamo il chorus, che è il suono che di solito usano, che ne so, Emerson, Lord, Kinsley per
fare i soli, o anche Greg Rolli per fare i soli urlati di Hammond. Dopodiché io la prima volta lo sentii sull'M100, questo suono così di chorus, di vibrato celeste. Questo è il celeste 1, questo è il celeste 2 e così passa a 3. E tre ci può intervenire il vibrato small come abbiamo fatto prima. Quello che mi piace di più è l'uno. Veramente bello, veramente carino. E sì, ci sono. Questi suoni un po' strani che si sentivano appunto nei film, nelle produzioni negli 50, negli 60. Il vibrato puro.
veramente spettacolare. Ti spacchi la schiena, dai fuori animato tutte le volte che magari c'è una valvola che non parte, un filo che si dissalda, un qualcosa che non deve suonare, non suona come dovrebbe suonare. Ma poi, come diceva Sua Maestà John Lord, chiunque sia in grado di intendere e di volere, appena mette le mani su un Hammond, non lo molla più. Bene, fine dello sproloquio. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata.